Beach BRF non male. Ho il raffreddore. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo video vi farò un super mega iper e tutti gli aggettivi del mondo per descrivere questo haul. E sì, lo so che alcuni annoiano, ma devo farlo per forza perché devo farvi vedere troppa roba carina. Iniziamo subito perché è veramente tanta roba e faccio vedere appunto prima come faccio sempre, prima la roba che ho comprato io e poi la roba che mi hanno inviato le aziende, in questo caso una sola azienda, ma vabbè. È questa cover della Starbucks che ho comprato su eBay a 1,50€ più mi sembra 1€ di spedizione. E niente, ha questo sfondo nero con il logo della Starbucks e lo sfondo del logo è mare con nell'angolo destro una ragazza bionda che non so, guarda il mare, guarda l'infinito, non si sa, ha visto la Madonna. E niente, mi piace veramente un sacco, la volevo da un sacco con il logo della Starbucks e adesso che ce l'ho sono un sacco felice. Un'altra cosa che vi faccio vedere è questo top che ho comprato dalla H&M a Milano. Chi mi segue su Instagram l'avrà già visto in una foto. Vi lascio giù il link del mio profilo Instagram. Ed è questo top, questo marroncino grigio nero, non si sa bene colore, mi sembra un tortora strano. Con questa scritta nera. Mi piace veramente un sacco, soprattutto se abbinato magari ad una gonna vita alta. E poi a delle scarpe che vi faccio vedere dopo che sono troppo belle. Mi piace veramente un sacco, soltanto che io ho fatto lo sbaglio perché sono una stupida e l'ho comprato XS perché io di solito per le magliette ho l'XS, e soltanto che essendo attillato non riuscivo a entrarci. Una volta che ce l'avevo addosso mi andava, però poi al ritoglierlo ho patito le pene dell'inferno, nel senso che ero in giro per casa. Mamma, aiuto! Aiuto! Aiuto, sono intrappolata così per sempre. Però comunque mi è piaciuto un sacco, l'ho pagato di mi sembra 9,90€. Altra canottiera che ho comprato sempre dall'H&M a Milano lo stesso giorno, però ho preso la S perché questa qua sono furba, è questa maglietta qua con tutte queste piume che hanno anche una fantasia all'interno. Non so se si vede, ve la faccio vedere più da vicino. È abbastanza trasparente come potete vedere. Hanno queste piume qua, il lato ha lo spacco, faccio vedere, e qua davanti ha la cucitura, come potete vedere, qua in mezzo alla maglietta. È larga, quindi mi scende bene, mi scende morbida. È del mio stile, nel senso che io vesto un po' vintage classico. E niente, mi piace veramente un sacco, l'ho pagata a 7,99€. Un top, un altro top, tanto per cambiare, che ho comprato da Zwicky. Ho preso una M ed è questo qua bianco con questo mondo tutto colorato sul viola, rosa e azzurrino, che mi piace davvero un sacco. Ho preso la M ma mi va comunque molto bene e niente, è bello, di cotone. Un'altra maglietta che ho comprato sempre dalla Zwicky è questa qua che ho addosso con questa specie di collana molto larga e con tutte queste piume da hippie. E appunto ha tutte le frange con tanto qualche nodino. E niente, è fatta così. E a Serravalle, che è un outlet qui da me, vabbè, a un'oretta da me, ho comprato dalla Louis Jo della roba tutta quanta in saldo. Io vi consiglio di andare in saldo dalla Louis Jo perché sennò comunque si sa che è abbastanza cara. Ho preso questo completino intimo, non vi scandalizzate per favore, questo completino intimo che è davvero troppo carino, perché c'era un 50 su tutto l'intimo. Questa è la mutanda e questo qua è il reggiseno fatto così a balconcino e mi piace davvero un sacco. Il reggiseno costava appunto della Louis Jo, costava 25, la mutanda invece 13. E ho pagato invece tutte e due, invece che appunto 30, 38, le ho pagate 18, perché appunto c'era un 50 su tutte quante su tutta quanta la roba intima. E non è imbottito, è normale, solita imbottitura da reggiseno. Ho preso queste scarpe qua che ve le danno insieme a
un sacchettino, appunto, con scritto Luigi Jo e tutta della fantasia intorno. E questa idea mi piace veramente un sacco perché mi sa tipo di alta classe, alta moda, no? È abbastanza così. Però niente, mi piace veramente un sacco questa idea. E le scarpe in questione sono queste qua. Sono queste qua che sono con la suola fatta a platform, quindi con la suola rialzata bene alla tenda. E hanno questi dettagli tutti quanti in oro. Qua invece è pelle, si sente dall'odore che è pelle. E qua c'è lo stemma della Louis Jo, sono veramente molto molto belle. Le ho pagate invece taglia 37. Invece di 148 l'ho pagata 48, quindi veramente uno sconto pazzesco. C'era lo sconto del 50 più un altro sconto supplementare che non so quant'è però, perché era l'ultimo numero e mi è andata di culo che era il mio numero perché le cercavo da un sacco di tempo queste scarpe. Sono belle perché sono nere, bianche e dorate, quindi comunque le metti su tutto. E questa parte qua dorata non è opaca ma è lucida, al contrario del resto, quindi ci sono molti stacchi in un solo paio di scarpe e mi piace veramente un sacco, un sacco, un sacco. Un altro punto in più per queste scarpe va la scatola, che io comprerei tipo tutte quante le scatole del negozio perché è veramente troppo bella questa scatola. Infatti mi sa che la terrò per metterci dentro tipo gioielli, collane e robe del genere. Ok, ora passiamo invece ai capi che mi ha inviato questa azienda che si chiama thealesale.com. Vi lascio il link di tutta la roba giù nell'info box come faccio sempre. Questo sito è abbastanza strano, nel senso che non è proprio un sito internet ma è un'app, nel senso che loro ti contattano per email, ti danno il link dell'app da scaricare. E tu te la scarichi e poi il procedimento è comunque uguale, aggiungi la roba al carrello, ti iscrivi e compri la roba. Mi sono trovata veramente molto bene per i tempi di spedizione, che sono stati 20 giorni più o meno, considerando che arrivano dalla Cina. Secondo me è abbastanza poco perché io ho anche provato siti che arrivano in un mese la roba, il che mi sembra veramente tanto esagerato. E niente, appunto per i tempi di spedizione mi sono trovata bene e anche comunque per la roba, è una roba buona, molto reale alla foto che ti fanno vedere loro. E niente, direi di incominciare subito. È questa canottierina qua bianca, fatta così, tutta svolazzante che cade morbida. Ha due strati, come potete vedere, uno sopra e uno sotto. E il retro ha questo incrocio qua, è molto molto carino, che mi piace molto perché non tutte le canottiere lo hanno. E niente, mi piace molto, l'ho già indossata, è fresca come maglietta, poi comunque è un tessuto che se si sporca viene via perché io mi ricordo che l'avevo macchiato di un rossetto marrone scuro, quindi molto scuro come colore ed è venuto perfettamente via. Pronosto. Un'altra canottiera barra top, come potevano mancare i top nel guardaroba di Beatrice? Sapete che io adoro i top. È questa maglietta qua a sfondo bianco e poi questa immagine qua del volume della musica con i quadratini sotto per far vedere che si sta alzando e abbassando. E lo sfondo è tutto con questo rosa azzurro molto fantasioso come tema, diciamo. Niente, il tessuto è penso sia sintetico perché è molto 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 elastico, molto mollo. Niente, promossa anche questa è sempre dello stesso tipo, ho preso questa qua che invece è un po' più colorata. Con queste palme qua che vanno dal rosa antico, ce la faccio, dal rosa antico al blu. E niente, mi piace un sacco. Un'altra maglietta che ho comprato è questa canottiera con il segno dello yin e lo yang. Sapete che io adoro il segno dello yin e lo yang, infatti ho anche la collana. Ed è questa qua, il bello di questo sito è che tagliano tutto quanto al laser, come potete vedere sono perfette. Anche queste qua sono tutte quante tagliate al laser, vedete? Di questo colore marrone scuro e ha le maniche molto molto larghe, quindi vi consiglio di metterci comunque un top sotto nero che riprende il segno dello yin e lo yang. Ultima maglietta che vi faccio vedere è questo top. Rosa antico con questi fiorellini azzurri, mi piace molto il contrasto che fanno tutti quanti i colori insieme. Ed è appunto un top fatto così e poi le maniche diciamo continuano. Così vedete continuano le maniche e rimane tutto quanto dritto. Il che mi piace veramente un sacco perché subito visto così mi sembrava una tovaglia a dirvi la verità.
Poi quando l'ho messo addosso era veramente veramente fine, veramente carino con un pantaloncino come può essere quello che ho io ora, con le Vans color jeans o nere, con tutti i tipi di scarpa va bene, anche con una scarpa bianca. È bellissima, è veramente bellissima, forse è il capo che mi è piaciuto di più di tutto quanto, il pacco insieme alla maglietta dello Ying e lo Yang. Ok ragazze, spero che il video vi sia piaciuto, vi lascio appunto giù tutti quanti i link anche dei miei social, andate a farci una visitina a tutti i miei profili. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti, mettete un pollice in su questo video se vi è piaciuto e niente, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!